Ciao a tutti, io sono Franziska, sono al secondo anno della scuola interpreti e oggi voglio parlarvi del Sogno della Camera Rossa, un romanzo di Cao Shuixin pubblicato circa nel 1792, che narra le vicende di una famiglia, tutte collocate entro spazi immensi tra giardini, fiumi, residenze private, e tra queste vicende narrate ricordiamo in particolar modo la storia d'amore tra i personaggi principali che lottano contro un destino avverso. Ho deciso di proporvi questo libro perché al centro del romanzo viene posta la sfera femminile, una cosa piuttosto inconsueta per la tradizione cinese dell'epoca, che era prettamente patriarcale. È un romanzo difficile da leggere se non contestualizzato, soprattutto se non si conosce il taoismo, le cui teorie sono necessarie per cogliere il significato di certe parti, tra cui il finale. Nonostante ciò, lo consiglio, è molto interessante anche perché ci fornisce un'idea di quelle che sono, di quelle che erano le abitudini, le tradizioni e la vita familiare della Cina imperiale. Partendo dal titolo ci chiediamo perché Hon Lo Man? Perché il sogno della Camera Rossa? Allora, innanzitutto bisogna ricordare come per le case della popolazione l'architettura cinese era solita progettare il tipo basso chiamato Fansu, con il solo piano terreno. Le case con un piano superiore invece venivano chiamate Lou ed erano segno di ricchezza e di distinzione. L'espressione Hon Lou, quindi Lou rosso, deriva dal linguaggio buddista ed è una metafora che sta a significare proprio lusso, vita agiata, e in senso più stretto, Hon Lou, quindi camera rossa, richiamata appunto dal titolo del romanzo, fa riferimento ad un'espressione idiomatica che indicava le camere più interne e appartate delle abitazioni delle famiglie più ricche, dove solitamente avevano dimora le figlie. Con Sogno invece si fa riferimento agli avvenimenti principali del romanzo, in particolar modo il destino di molti personaggi femminili, che vengono vissuti in anticipo dal personaggio principale Pao Yu, in una visione che gli appare in sogno all'interno proprio della Camera Rossa. L'autore dell'opera è Cao Shuixin, nato circa nel 1715 e morto circa nel 1764, quindi durante il periodo della dinastia Qin. Le città che dobbiamo menzionare in riferimento a Cao Shuixin sono Nanchino, che era la città originaria della famiglia, particolarmente vicina alla famiglia imperiale Qin, e Pechino, che è la città dove trascorse gli ultimi anni della propria vita in condizioni di estrema povertà. Per quanto riguarda il contesto storico, ci troviamo sotto il regno dell'imperatore Qianlong, un periodo durante il quale l'impero raggiunse la massima espansione con la conquista del Tibet, parte dell'Asia centrale e l'estensione del controllo politico sulla Corea e sui regimi a sud-est. Quindi in questo periodo la Cina dominava Oriente dal punto di vista militare, politico, economico e anche culturale. Il sovrano conferì carattere multietnico al regno, garantendo il mantenimento delle diverse tradizioni religiose, ovvero buddismo tibetano, Islam, cristianesimo, culti sciamanici mancesi, e viene ricordato in particolar modo per l'immagine di sovrano universale che dava di sé, presentandosi ai diversi gruppi sociali in forme da esse accettabili e comprensibili. La famiglia di Cao Shuixin, originaria di Nanchino, come abbiamo detto prima, era particolarmente vicina alla famiglia imperiale Qin, per la quale svolgeva diverse mansioni amministrative. Si pensa che il nonno probabilmente fosse uno dei precettori di corte. Durante il periodo di rivalità tra fazioni interne alla corte, per la scelta del successore di Kangxi, la famiglia Cao cadde in disgrazia e Cao fu costretto a vivere in estrema povertà. L'autore morì lasciando la sua opera incompiuta, tanto che lui scrisse i primi 80 capitoli, mentre i restanti 40 furono scritti da Gao He. Allora, il romanzo venne scritto durante il regno dell'imperatore Qianlong, da Cao Shuixin, appunto, ma venne pubblicato anonimo solo qualche decennio dopo la sua morte, quindi nel 1792 circa, e rientra tra i quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese, insieme al romanzo di Tre Regni, I Briganti e Il Viaggio a Occidente. L'opera si compone di 120 capitoli attraversati da molteplicità di personaggi secondari e di situazioni intrecciate che tendono ad allontanarsi dall'intrigo centrale. Al centro del romanzo vi è il clan dei Xia, una ricca famiglia aristocratica che
rivestiva incarichi amministrativi di rilievo. L'ambientazione delle vicende non è identificata con il nome di una città, ma ricorda Nanchino e Pechino del tempo. Il centro del racconto è rappresentato dal triangolo amoroso tra il protagonista Bao Yu e le due fanciulle, ovvero le due cugine. Benché non si tratti di un romanzo storico, molti aspetti della storia della famiglia Xia richiamano direttamente alcuni eventi accaduti sotto il regno dell'imperatore Kangxi, predecessore di Cielo, e alcuni studiosi ritengono che l'opera sia un romanzo semi-autobiografico che riflette in qualche modo le vicende realmente vissute da parte dell'autore. Vengono fornite poi informazioni di rilievo sulle strutture familiari dell'epoca, sull'economia, sulla religione, sull'estetica e anche sull'immaginario romantico. Il romanzo in sé appare come un'allegoria della vita e allo stesso tempo diciamo che può rappresentare un amaro ritratto dell'epoca e anche dell'autunno che stava per avvolgerla. L'opera si distingue innanzitutto non solo per un numero enorme di personaggi, prevalentemente femminili, e per lo spessore anche psicologico che li caratterizza, ma anche per l'osservazione precisa e dettagliata della vita e delle strutture sociali tipiche dell'aristocrazia del XVIII secolo. Una cosa che ho trovato molto interessante è il nome del clan a cui Bao Yu appartiene e sul quale è imperniata tutta la narrazione. Il nome del clan, ovvero Xia, è omofono di Xia, che significa falso, fittizio, ingannevole. E gli studiosi hanno letto in questa omofonia il suggerimento da parte dell'autore stesso che quella da lui descritta non sia altro che il riflesso realistico o comunque una versione fittizia della sua famiglia. Il richiamo al concetto di Xia fa pensare anche ai concetti del buddismo, secondo cui il mondo intero non è altro che polvere rossa, Hongcheng, quindi mera illusione, da cui bisogna cercare di allontanarsi per raggiungere l'illuminazione e la liberazione del ciclo ripetitivo di nascite e morti che porta inevitabilmente alla sofferenza. Il romanzo dunque racconta le vicende di due rami del clan Xia, che rappresentano all'inizio della narrazione le più illustri famiglie della capitale. L'autore descrive infatti la ricchezza e l'influenza della famiglia Xia in modo molto dettagliato e naturalistico, per poi però delinearne attraverso il racconto di vicende intricate di circa 30 personaggi principali, la lenta decadenza. Il clan infatti poi cadrà in disgrazia presso l'imperatore e le sue dimore verranno confiscate. Sullo sfondo delle sorti della famiglia si svolge la vicenda che costituisce il filone più noto del romanzo, ovvero il triangolo amoroso tra Bao Yu, l'adolescente della famiglia Xia, e le sue due cugine, Dai Yu e Bao Chai. Tra i personaggi principali abbiamo Bao Yu, nato con un pezzo di giada luminosa nella bocca ed è l'erede della famiglia Xia. È un ragazzo molto intelligente, ma odia i burocrati servili che frequentano la casa di suo padre e infatti in segno di ribellione si sottrae agli uomini comuni, considerandoli moralmente e spiritualmente inferiori alle donne. Anzi, Bao Yu, che è anche un ragazzo compassionevole e sensibile, afferma proprio all'interno dell'opera che le ragazze siano nella loro essenza pure come l'acqua e gli uomini invece siano torbidi come il fango. Oltre a Bao Yu, ovviamente ci sono anche le due cugine Dai Yu e Bao Chai. Dao Yu è il primo amore di Bao Yu ed è proprio con il suo arrivo nel clan Xia, subito dopo la morte della madre, che ha inizio il romanzo. È molto bella, ma anche emotivamente fragile, è gelosa ed è una poetessa, una musicista estremamente raffinata. Tra le altre caratteristiche che le attribuisce il romanzo, ricordiamo il suo essere solitaria, orgogliosa e alla fine ovviamente anche molto tragica. L'altra cugina invece, Bao Chai, è l'unica figlia della sorella della madre di Bao Yu ed è la controparte di Dai Yu. Infatti, laddove Dai Yu è anticonvenzionale e ipersensibile, Bao Chai è molto sensibile e piena di tatto e rappresenta anche in qualche modo la ragazza modello della Cina imperiale. Infatti viene descritta come una ragazza intelligente, bella come la neve, ma anche molto riservata. E sebbene sia molto riluttante a mostrare tutto il suo sapere,
Bao Chae sembra molto istruita in ogni campo, dagli insegnamenti buddisti alla pittura su ceramica. Viene descritta con un viso tondo, la pelle chiara e un corpo voluttuoso rispetto invece al corpo di Dao Yu, che viene invece descritto come un corpo sottile come un giunco. Bao Chae porta con sé un lucchetto d'oro che contiene le parole che un monaco taoista le aveva dato quando era bambina, e sembra che questo lucchetto e la giada di Bao Yu contengano iscrizioni che sembrano completarsi perfettamente l'un l'altra. Per questo il loro matrimonio è considerato predestinato. Per comprendere meglio la vicenda bisogna ritornare all'inizio del romanzo, in cui si spiega che Lin Daoyu è l'incarnazione terrena del fiore di perla cremisi, mentre Bao Yu, in una vita precedente, era stata una pietra e come pietra aveva catturato l'acqua con cui nutriva il fiore. E di conseguenza Dao Yu deve a Bao Yu un debito di lacrime per rimborsare l'acqua che le aveva sostenuto la vita. Quindi questo già ci fa capire che non esiste un lieto fine per Dao Yu. Presso il clan Xia, ad un certo punto del romanzo, giunge Bao Chai e a partire da questo momento avrà inizio il triangolo amoroso tra i cugini. Dao Yu conquista comunque l'ammirazione della maggior parte dei membri della famiglia Xia, ma la sua salute è molto fragile e questo, insieme a tutte le sue insicurezze, la rende una compagna di vita tutt'altro ideale per Bao Yu. Infatti, al termine del romanzo, il ragazzo si sposerà con Bao Chae ed è proprio nel momento del matrimonio tra i due che Dao Yu muore. Con questo concludo. E il romanzo comunque è molto complesso, quindi ho cercato di evidenziare le parti che ho ritenuto più importanti. E niente, spero di avervi incuriosito e vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione.